Rush finale per il Consiglio regionale. In questi giorni l'ufficio di presidenza farà il punto sull'attività svolta negli ultimi 12 mesi, fornendo anche numeri e analisi delle leggi approvate e degli altri atti discussi e votati. Tutto il 2024 sarà raccontato anche da due speciali di Telegram Ducato in onda a fine anno. La prima seduta di questa legislatura, lo ricordiamo, c'è stata il 21 ottobre 2020, un mese dopo il voto, 20 e 21 settembre. In quell'occasione vennero eletti il presidente Mazzeo e gli altri membri dell'ufficio di presidenza, e il presidente della giunta Giani illustrò ai nuovi consiglieri il suo programma di governo. Esamineremo da vicino il lavoro di tutte le commissioni in attesa della prossima seduta d'aula. Continua le sue audizioni anche la commissione d'inchiesta sull'alluvione del 2023, proprio mentre si susseguono le allerte e si contano i danni anche delle piogge di questo scorcio d'autunno. Prosegue il nostro racconto della Toscana attraverso le manifestazioni principali, gli eventi culturali, le tradizioni. Molto passa ormai da qui, da Palazzo del Pegaso, e i consiglieri regionali ci guidano alla scoperta dei singoli territori. È davvero un flash il nostro, a quel 21 ottobre 2020, all'inizio della terribile per la Toscana seconda ondata del Covid, ad un mese dalle elezioni, si riunì per la prima volta il Consiglio regionale, che elesse il suo presidente Antonio Mazzeo e il resto dell'ufficio di presidenza. I consiglieri ascoltarono anche l'illustrazione del programma di mandato da parte del presidente della giunta Giani. Oggi siamo a 4 anni da quel momento e, come accade sempre, ci sarà una relazione con cifre e numeri su quanto è stato fatto negli ultimi mesi, le leggi approvate, le mozioni discusse, le prese di posizione condivise o meno, l'attenzione ai fatti della Toscana. Telegram Ducato dedicherà due speciali di Regionando a fine anno alla sintesi dell'attività del 2024. I prossimi mesi ci avvicineranno dunque alle elezioni, che dovrebbero svolgersi nell'ottobre 2025 o forse qualche settimana dopo. C'è chi pensa anche ad un rinvio, come quasi certamente accadrà per le comunali, a primavera 2026. Vedremo, ne sapremo di più tra un po'. Certo, questo quinto anno di lavoro sarà decisivo su molti fronti, a partire da quello economico. Il piano dei rifiuti e dell'economia circolare è qualcosa di molto importante per l'ambiente, l'energia, l'industria toscana e di conseguenza appunto anche per il lavoro. La quarta commissione territorio e ambiente continua i suoi approfondimenti e ha ascoltato in questi giorni il nucleo unificato regionale di valutazione. Prossime tappe, l'audizione dell'ARPAT il 6 novembre, dopo che i consiglieri membri avranno presentato osservazioni e richieste. L'auspicio che esprime la Presidente è quello che l'approvazione ci possa essere entro gennaio 2025. La fotografia dell'economia toscana indica molte criticità. Adesso il fattore trainante, quello delle esportazioni, si sta indebolendo. Questo almeno emerge dal confronto in prima commissione con il direttore dell'IRPET. Il declino demografico ci farà perdere anche 90.000 lavoratori e le uscite dal lavoro supereranno i nuovi ingressi. E poi ci sono i salari, che sono troppo fermi. La Toscana, sempre secondo i ricercatori, dovrebbe sostenere di più alcuni settori strategici della sua economia. Vengono citati il farmaceutico, l'agroalimentare, la produzione di energia. Trasporto sanitario, la Commissione ha dato il via libera alla modifica della legge. Due gli obiettivi: semplificare i tipi di attività di trasporto sanitario autorizzabili, modificare la normativa transitoria, ottenendo così un quadro chiaro delle attività svolte da chi è già autorizzato in base alle norme esistenti. Ci sono anche nuove scadenze. La regolarizzazione amministrativa slitta al 31 marzo 2025. Per presentare l'attestazione del rispetto di tutti gli altri requisiti c'è tempo fino al 31 dicembre 2026. Cambierà volto il BURT, il bollettino ufficiale della regione, una sorta di gazzetta ufficiale toscana. È lo strumento legale, insomma, dove sono pubblicati leggi e regolamenti regionali, testi coordinati, atti di programmazione, sentenze, bandi, avvisi di concorso. Ora è diviso in 3 parti, ce ne sarà una quarta dedicata soltanto agli atti della regione e degli enti locali che hanno natura gestionale e che contengono dati personali. Sarà poi più veloce il processo di cancellazione di questi dati. Procedure più semplici, uniformità in tutta la regione e disposizioni nuove per individuare obiettivi e contenuti di massima dei regolamenti comunali di polizia rurale. Questo è l'obiettivo della proposta di legge che è stata licenziata a maggioranza dalle commissioni riunite congiuntamente sviluppo rurale, ambiente e territorio.
E poi c'è la Commissione Cultura che ha detto sì a maggioranza alla scelta di destinare 570.000 euro agli enti, ai soggetti, alle associazioni che mantengono viva la memoria dell'antifascismo e della resistenza. In questo 80° anniversario della liberazione, dice la Presidente Giachi, è molto importante poter dare stabilità e possibilità di programmazione alle istituzioni che sono attive da tanti anni su questi temi. La proposta naturalmente deve passare dal voto del Consiglio regionale. Lavori in corso anche per la commissione d'inchiesta sugli eventi alluvionali del 2023, quando siamo ormai a pochi giorni dal primo anniversario di quel disastro, che fu anche una tragedia perché vi persero la vita 8 persone. Proseguono le audizioni per ricostruire quello che accadde e soprattutto contribuire alla prevenzione di eventi come quelli, che purtroppo possono ripetersi, anzi in forma meno drammatica ci sono stati anche in questi ultimi giorni. Li abbiamo documentati nella loro intensità con le nostre telecamere. Ma cosa farà adesso la Commissione? Nei prossimi giorni saranno sentiti anche le strutture del genio civile, che hanno delle competenze importanti anche sull'attuazione, ricordo, delle opere programmate nei documenti operativi di difesa del suolo. Faccio un esempio per tutti: le casse d'espansione. Ne parliamo spesso, ma vi posso assicurare che è una situazione paradossale. Oggi, da alcuni sopralluoghi che ho effettuato, siamo di fronte a una procedura che sta in piedi da oltre 20 anni. Oggi noi siamo ancora alla fase degli espropri, di fatto di opere materiali non ne abbiamo viste. Dal nostro punto di vista la nostra commissione alluvione sicuramente sta portando avanti un lavoro importante, perché si sta palesando anche tutta una serie di temi, argomenti e anche interlocuzioni che permettono di mettere in evidenza tutta una serie di necessità che devono essere ovviamente approfondite. Si punta anche sulle opere di prevenzione come la nuova cassa di espansione di Filline, quella sotto il ponte dell'autostrada del Sole, necessaria per dare più sicurezza alla città di Firenze nelle piene dell'Arno. Dopo l'ultimo sopralluogo del presidente della giunta arriva la notizia che l'opera dovrebbe essere pronta entro il primo trimestre del 2025. La commissione controllo ha di nuovo esaminato la situazione di Firenze Fiera e i ricavi sono arrivati a 20 milioni, un valore superiore a quello precedente al Covid, e la società è stata già in utile nel 2023. È dinamico il quadro delle imprese innovative toscane, quelle candidate anche all'edizione 2024 del premio Innovazione Amerigo Vespucci. Il bando si è aperto il 15 ottobre e scadrà, come sanno i nostri telespettatori, il 12 novembre. Tra le novità di maggior rilievo c'è quella della sezione per la sostenibilità sociale, un'attenzione forte per una dimensione che oggi diventa prioritaria. Tutti i dettagli e i commenti sono nella puntata di una settimana fa di Regionando, ancora disponibile sul nostro sito e sul canale YouTube del Consiglio regionale. Una di quelle iniziative di cui vado orgoglioso, non perché ormai 7 anni fa sia stato uno dei promotori, ma perché penso che si manda un grande messaggio a chi cerca di scommettere sul futuro. Le istituzioni ci sono al fianco di chi vuole costruire innovazione, di chi vuole costruire imprese che sanno affrontare i mercati del presente e del domani. Il tema si collega direttamente a quello dibattuto in un convegno a Firenze, promosso sempre dal Consiglio regionale insieme a Confindustria Toscana e Digital Innovation Hub. Qui la sostenibilità sociale è coniugata con la parità di genere. Che dati stanno emergendo allora in Toscana? Quello che emerge principalmente è, da una parte, una concentrazione delle donne occupate in determinati settori, quindi prevalentemente nei servizi turismo. Noi abbiamo analizzato solo le imprese private, quindi c'è una loro presenza minore nella manifattura, e dalla ricombinazione di questi elementi viene fuori il minor salario femminile, cioè quindi è una questione di settore, perché le donne lavorano nei servizi alla persona in genere che sono meno retribuiti. È un discorso di contratti, perché le donne più degli uomini hanno contratti part-time.
vista con gli occhi dell'impresa. Qual è la situazione? Devo dire con molto orgoglio e molta felicità che le cose stanno cambiando, anche se non con la velocità che ci aspettavamo, ma devo dire che grazie all'impegno di Confindustria, ma anche della politica, e quindi siamo qui a casa del Consiglio regionale e del Presidente Mazzeo, abbiamo cercato in questi anni di stimolare le aziende, comunque di stimolare il territorio per far sì che questa sostenibilità sociale sia veramente un valore, che diventi proprio cultura all'interno delle aziende, e il focus, in questo caso mio personale come presidente della piccola, è stato quello proprio di diffonderlo all'interno delle piccole aziende, perché diventa più, essendo più piccole e avendo anche meno risorse, a volte diventa una priorità secondaria rispetto a quella che invece dovrebbe avere. Parliamo anche di un altro convegno ABC delle pari opportunità, dall'Europa alla regione ai territori, per conoscere e condividere opportunità, strumenti e buone pratiche. Questo è il titolo, organizzato dalla Fondazione Alessia Ballini, dalla Commissione Pari Opportunità del Consiglio regionale, da UPI, l'Unione delle Province, e da ANCI, l'Associazione dei Comuni. Susanna Cenni, da pochi giorni, è la presidente di ANCI Toscana. Qual è il vostro ruolo? Beh, è un ruolo importante perché ANCI ha un ruolo di coordinamento di tutti i comuni del territorio e anche come agenzia di servizi, perché da tempo ANCI collabora con la Regione Toscana, lo ha fatto su leggi importanti e soprattutto ha la possibilità di fare un lavoro grande attraverso le proprie sindache e i propri sindaci nei confronti delle cittadine. Quindi direi che è uno snodo strategico, perché se vogliamo parlare di pari opportunità dobbiamo parlare di condizione della vita delle cittadine e dei cittadini, e quindi io credo che davvero possiamo dare una mano molto grande. Il divario di genere c'è ancora, dicono gli esperti. Ascoltiamo Anna Loretoni, professoressa della Scuola Sant'Anna e punto di riferimento in Toscana per le analisi su questo tema. Parliamo di diseguaglianze che persistono, nonostante il diritto abbia da tempo definito, diciamo, una piena uguaglianza dal punto di vista formale, sia nell'ambito della nostra Costituzione che della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, per non guardare allo spazio internazionale e globale che rafforza i diritti delle donne. Il gender gap, cioè il divario di genere in termini di gender pay gap, di divario economico, divario di rappresentanza delle donne nelle pubbliche amministrazioni, nelle università, tutto questo persiste, e allora dobbiamo chiederci come mai tutto questo persiste. Va cambiata la mentalità e la cultura, perché ancora oggi stereotipi, bias inconsci, discriminazioni implicite impediscono alle donne di raggiungere i livelli alti della carriera e impediscono alle società di godere pienamente dei talenti delle donne. E ora le valutazioni finali di chi il convegno l'ha organizzato. In questa mattinata vogliamo raccontare, informare i nuovi amministratori, quelli che si sono insediati a giugno, di quante sono le opportunità che ci sono per costruire delle politiche di genere, e dire anche che fare politiche di parità non è soltanto, come dire, un esercizio di stile o un ospizio, ma è un modo per costruire delle comunità più inclusive e più eque, e quindi delle comunità, dei comuni dove si vive meglio da tutti i punti di vista, sociale, sanitario, ma anche economico. Ormai gli studi ci hanno insegnato che, appunto, dove c'è più parità si sta bene, si sta meglio. Sono stato davvero felice che questa iniziativa della Scuola di Formazione Politica che abbiamo voluto intitolare ad Alessia Ballini potesse svolgere questa iniziativa, una tra le più importanti di formazione qui all'interno del Consiglio regionale. Perché? Per due ragioni. In quella scuola di formazione si danno strumenti alle giovani amministratrici e ai giovani amministratori per svolgere meglio il loro incarico, per cercare di dare risposte migliori ai cittadini. Ma io ho sempre voluto che ci fossero questioni valoriali da trasmettere. Alessia Ballini sul tema della parità di genere ha svolto e speso gran parte del suo impegno nelle istituzioni, così come sui temi sociali. Sono tante, tantissime le manifestazioni presentate a Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale, sempre con i consiglieri regionali, come la tradizionale Tartu Festa di Montaglione, il programma in questo fine settimana, la nuova stagione del Teatro Comunale Niccolini di San Casciano in Val di Pesa, con tutto il programma che parte
tra poche settimane ci sono anche convegni come quello che ricorda l'impegno politico, ma anche personale, di Pieraldo Ciucchi, ex consigliere socialista. Lui racconta in un libro autobiografico che si intitola Il ragazzo socialista, appunto l'impegno di 50 anni in politica e non solo quello. Vicenda personale che si snoda all'interno di un percorso di un ragazzo di paese, Greve in Chianti, che ama il calcio e che lo percorre inseguendo un sogno, quello naturalmente di tutti i ragazzi, di poter arrivare a calcio professionistico. Milita nelle giovanili della Fiorentina fino alla squadra primavera e si rende conto però che da lì in avanti c'è da fare un salto che non è nelle sue prerogative, non è nelle sue possibilità. E in quel frangente, nel momento in cui insomma finisce il sogno calcistico, inizia a guardare al mondo esterno e nella rivoluzione, diciamo, giovanile del tempo, siamo alla fine degli anni 60, si infatua dei movimenti extraparlamentari del tempo e poi è di fronte a una scelta, quella se seguire Adriano Sofri o seguire Pietro Nenni, e sceglie di seguire Pietro Nenni. Si intitola Screams Before Silence, docufilm che esplora la violenza sessuale durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, è stato proiettato nella sala Fanfani di Palazzo del Pegaso, è intervenuta qui anche la presidente dell'Unione Associazioni Italia-Israele. Trova spazio anche un bel progetto di ricerca interdisciplinare sulla didattica della matematica della scuola Redi dell'Istituto Comprensivo Caponnetto di Ponte Annicchiari. È stato protagonista anche del convegno mondiale, pensate, sulla didattica della matematica. Il progetto ha preso spunto appunto da due libri, da due importanti testi della famiglia del Calandri che si occupano di didattica della matematica, testi medievali, e da questi testi abbiamo tratto spunto con dei giochi e dei calcoli matematici e poi sono stati riprodotti in classe, riproposti ai ragazzi e poi abbiamo proposto anche delle sfide, dei giochi ai quali i ragazzi si sono molto felicemente approcciati, quindi sono molto divertiti a lavorare in maniera diversa dal solito. Sono 46 i nuovi tutori volontari per minori stranieri non accompagnati che hanno partecipato, superando la selezione, al corso di formazione organizzato dalla Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Arrivano da tutte le province toscane, ma che compito hanno? I tutori e le tutrici volontarie di minori stranieri non accompagnati sono cittadine e cittadini che a titolo volontario e gratuito presteranno il loro servizio nell'ambito del sistema di accoglienza e integrazione delle persone di minorità straniera in qualità di rappresentanti legali e di figure di riferimento per le necessità e i bisogni di tali persone che, come sappiamo, sono persone particolarmente vulnerabili, sono i cosiddetti vulnerabili tra i vulnerabili, perché minorenni, perché soli e perché stranieri. Vi lasciamo con la mostra filatelica dal Granducato di Toscana al Regno d'Italia attraverso le missioni filateliche, aperta fino all'8 novembre a Palazzo Bastoggi a Firenze. Ci sono i francobolli degli antichi stati italiani e del regno appartenenti alla collezione privata di Giorgio Cuneo, che ripercorrono dunque le tappe più significative della storia filatelica di quel passaggio così importante. Con Regionando noi ci ritroviamo puntualmente venerdì, sarà il 1 novembre, alle 21:10, subito dopo il TG della sera.